Ciao ragazzi e benvenuti a questa prima puntata di Risalendo il Salento. Abbiamo attraversato per 400 km il sud della Puglia con due monopattini elettrici e una bici. Lo vedrete attraverso l'obiettivo di Patricia Gulce. Io sono Dario Pinelli. Io Francesco Mottisi. Nella prima puntata abbiamo visitato Oria, Manduria, San Pietro in Bevagna. Siamo partiti da Francavilla Fontana e già dopo qualche minuto dovevamo capire che non sarebbe stato proprio facilissimo. Sì. Vediamo. A Oria abbiamo visitato il castello che purtroppo era chiuso, c'erano i lavori in corso, sì. E quindi l'abbiamo visto dall'esterno, abbiamo visto il belvedere di Oria e abbiamo visto Oria dall'alto con il drone. La condizione di insoddisfazione dell'uomo: se piove vuole il sole, se sole vuole il piove. Il momento più bello della giornata è la discesa. Siamo arrivati al castello di Oria, castello Federiciano, che però è chiuso, e quindi torniamo indietro. Ragazzi, siamo sul belvedere di Oria. Il viaggio proseguiva, quindi abbiamo approfittato dei nostri sponsor, e che dobbiamo ringraziare, hanno finanziato tutta questa operazione, e quindi ci siamo fermati a prendere il caffè, a ricaricare i monopattini, perché un monopattino fa in media dai 25 ai 30 km, e ci siamo fermati dal nostro primo sponsor sulla strada, ed il Pref, per salutare anche il direttore Nenè. Allora, un caffè. Ciao! È tutto vero. Subito dopo, ma quando dico subito dopo, cioè proprio dopo 200 metri. Forse 200 metri. No, forse anche meno. E ci siamo fermati per un piccolo spuntino da Spina Sapori di Puglia. Essere invasettate oggi. Scusate, faccio io l'inaugurazione Poi siamo ripartiti subito verso Manduria. La prima cosa che abbiamo visitato è stato il Museo del Primitivo all'interno dei produttori vini di Manduria, e la nostra guida è stata la bravissima e gentilissima Anna Gennari, che ci ha guidati attraverso i cunicoli sotterranei delle vecchie cisterne dismesse che ospitano oggi il Museo del Primitivo. Lo vedrete con noi. È fantastico, hanno anche la colonnina di ricarica per auto elettriche. Era in questo viaggio sotto vedere i film di sottoterra. Di sottoterra. Thank you.
siamo passati dal Museo del Primitivo di Parco Manduria. Archeologico delle Mura Messapiche, che è il Fonte Pliniano, che poi è il simbolo di Manduria. Io farei direttamente vedere i video che abbiamo registrato, perché c'è il nostro Gregorio di noi che è molto più bravo di noi a spiegare quello che noi abbiamo visto. Originale. Ovviamente. Che risale al più o meno al periodo messanico, poi ovviamente nel tempo ha subito anche sempre. Signori, benvenuti, siete all'interno della fonte di Plinio, io sono Gregorio Di Noi, guida abilitata, e vi do il benvenuto sia da parte mia ma anche da parte di tutti i ragazzi e di tutto lo staff che gestisce il Parco Archeologico delle Mura Messapiche di Manduria. Grazie Gregorio. Questa fonte ha una particolarità, il livello superficiale delle sue acque è sempre uguale, non varia mai, o noi ne aggiungiamo o ne togliamo, il livello rimane sempre uguale. Mi piace la storia, ragazzi. Dopo tutta questa cultura ci è venuta fame. Siamo andati a mangiare al castello. Al ristorante castello. Che si trova dentro Palazzo Imperiale. Nella piazza centrale di Manduria. E Lorenzo, il proprietario, è stato così gentile da volerci ospitare. Noi lavoriamo solo la sera, e anche pizzeria oltre che ristorante, quindi è un'apertura straordinaria che facciamo per questa iniziativa del Salento. Fantastico, c'è un friselione così, ragazzi. Poi la pasta. Le orecchiette con le cime di rapa. Le orecchiette fatte con le cime di rapa. No, spettacolari. Fantastico. E le bombette? Sì, c'è, alla fine veramente mancava la detonazione. Mi sta venendo anche ora un languore. Anche ora. Dopodiché abbiamo fatto l'aperitivo in un posto bucolico, direi. E già il vento cominciava a dire: guardate che non sarà proprio tutto felice. Però noi eravamo ancora ignari di quello che ci aspettava e siamo andati felici e contenti alla fattoria in Noce. Abbiamo fatto il nostro aperitivo fra le caprette, le oche, papere, oche, le oche, e tutto. Lì dovevamo capire già qualcos'altro, dalle prime goccioline. Le goccioline. No, ma se piove da qua arriva il vento, il tempo. Prima, un po' di vento che si iniziava ad alzare. Che partiva da qui e si poggiava lì. Lei era contentissima di pedalare contro vento, avevamo già fatto tipo 40 km. E quindi siamo scesi verso il mare. Però la strada era leggermente scivolosa. Ah, anche scivolosa, è vero. E fare le riprese, sai, è un po' difficile. Ai. Ma vogliamo vedere. Mentre qualcuno si accingeva a lasciare un po' di liquidi per strada, io non c'entro niente. E il karma ha voluto che Patricia, che voleva riprendere questa scena, cosa è successo? Vediamolo. Abbiamo deciso di andare dritti perché il tempo era proprio nero. Tempo iniziava a peggiorare. Abbiamo alzato il passo, ci siamo diretti verso Villa Elvira. Perché ci poteva salvare solo Elvira. E ci ha salvato. Ci ha salvati, ma anche perché, ragazzi, una cosa stranissima. C'era un vento assurdo sulla strada, poi era già buio, avevamo i nostri giubbini catarifrangenti, tutti, perché eravamo attrezzatissimi. Siamo arrivati a Villa Elvira, che ha voluto ospitare questi viandanti ignari del percorso che ci aspettava. Un posto bellissimo, in mezzo alle piante, a poche centinaia di metri dal mare, un'oasi. Non c'era più vento,
Cioè, non la so, calma, però... uscivi dal cancello verso la strada, sì, una tempesta. Tempesta, fantastico. Comunque, in questa serata ventosissima, bruttissima, ci ha ospitati fortunatamente la nostra amica Elvira. E in questo posto bellissimo, che veramente questa sera è un'oasi. Bellissimo. No, vabbè. No, se io mi siedo lì, se io mi siedo lì è finita. E improvvisamente arriva Elvira con tre vassoi di dolci fatti in casa. E quindi abbiamo fatto un'altra sosta. Io mi ricordo ci siamo fregati anche i muffin fatti in casa e ci siamo fregati per la mattina dopo, perché partivamo prestissimo, tipo... Beh, partivamo alle 7, ci svegliavamo alle 6. Sì. È presto. Sì, è presto. E a questo punto è arrivato il momento più bello della giornata, non so se lo ricordate. Sì. Il letto. Thank you.